Gestisci un team o hai un'azienda e vuoi verificare le tue capacità di leadership? Oppure devi misurare la leadership, la capacità di leadership, di un executive, di un dirigente, di una persona all'interno della tua azienda che gestisce un gruppo? In questo video scoprirai come farlo in maniera estremamente pratica. Io sono Antonio Panico, sono il fondatore di Business Coaching Italia, che è la prima azienda di business coaching dedicata quindi al coaching per le aziende in Italia. Sono stato anche eletto Business Coach dell'anno da CEO Today Management Consulting Award, quindi Business Coach dell'anno a livello mondiale. È una cosa molto interessante che in Italia venga dato un premio del genere per un lavoro che tipicamente è un lavoro anglosassone, e l'abbiamo ottenuto proprio noi italiani attraverso la mia persona, grazie a CEO Today Management Consulting, che ha selezionato me come Business Coach dell'anno. Ma soprattutto ho scritto due libri, Coach Ricco, Coach Povero e Inarrestabile, che sono stati bestseller nelle nicchie rispettive, nei mercati rispettivi quando sono stati lanciati. Io col mio gruppo di coach, tutti con un background di imprenditori, con un background imprenditoriale o manageriale, aiutiamo gli imprenditori a organizzare meglio l'azienda, a organizzare meglio i processi, a fare in modo di gestire meglio le vendite, il marketing, quindi a prosperare, a fare in modo che l'azienda funzioni anche senza la sua costante presenza. Questo perché l'imprenditore poi possa dedicarsi alle cose veramente importanti come espandere l'azienda, a investire, a fare in modo che le cose vadano sempre meglio. Prima di andare avanti, vorrei che tu ti iscrivessi al canale YouTube cliccando anche sulla campanella in modo da poter ricevere ogni settimana la notifica sui video che carichiamo, perché stiamo facendo una serie di video informativi come questo che avranno tutti quanti un taglio estremamente pratico perché tu possa applicare le cose che condividere in questo video. Ma andiamo ai contenuti. Abbiamo detto che vogliamo andare a misurare le capacità di un leader. Per farlo, la prima cosa che va fatta è definire bene la leadership, perché se vai a vedere su Google, se cerchi leadership, definizione, troverai un sacco di informazioni, tutte in contraddizione tra di loro, e un sacco di libri che parlano della differenza tra leader, capo, schiavista. Si parla tantissimo di leadership, creando molto caos intorno a questa parola, che in realtà ha una radice e un significato estremamente semplice. Infatti, leadership viene dalla parola, dal verbo inglese to lead, che significa guidare o condurre. In italiano è condurre, il condottiero è un leader, no? Quindi la leadership non esiste, è leadership in italiano, ma è la capacità di condurre un gruppo. Di fatto, in italiano si deriva dalla parola ducere, dal verbo ducere, che significa pure appunto condurre, e che noi italiani non utilizziamo per ovvi motivi storici, diciamo, ecco. Bene, allora, quindi leader è qualcuno che conduce un gruppo. Dove lo conduce? Beh, lo conduce a raggiungere gli obiettivi, i target predefiniti da leader stesso o da qualcuno di superiore. Immagina, per esempio, i soldati generali romani, oppure chi gestisce una truppa romana o una truppa militare di oggi, dove il colonnello dà un obiettivo e poi chi gestisce il gruppo deve guidare il gruppo a raggiungere il target, a raggiungere la posizione sul campo. Questa è la definizione della parola leadership. Quindi leadership è condurre un gruppo a raggiungere gli obiettivi predeterminati, determinati prima di partire. La mia personale definizione di leadership, conoscendo molto gli imprenditori, lavorando con gli imprenditori, è creare un gruppo autonomamente produttivo, dove autonomamente perché gli imprenditori vogliono che i gruppi siano autonomi, quindi dove lui non deve intervenire continuamente, altrimenti non riuscirebbe a fare tutto, e produttivo sta perché raggiunge l'obiettivo, che raggiungono gli obiettivi. Ora, definita la parola leadership, è tutto molto più facile perché se ti è chiaro che il leader guida il gruppo e raggiunge gli obiettivi, quello che devi fare per capire se quella persona o se tu hai una buona capacità di leadership, beh, è semplicemente andare a misurare quante persone all'interno del gruppo migliorano le proprie performance raggiungendo gli obiettivi. Facciamo un esempio. Abbiamo un direttore vendita che ha 10 venditori. Faccio un esempio con i venditori, ma questa cosa si potrebbe fare anche con i marketer, con il gruppo dell'amministrazione, con il gruppo della produzione, con qualunque gruppo, o con tutti i tuoi executive, con tutti i tuoi dirigenti o capi ufficio. Quindi andiamo a prendere un gruppo di venditori, per esempio. A questo gruppo di venditori vediamo, analizzando una fotografia d'oggi, che 2 su 10 raggiungono e superano sempre gli obiettivi. Poi ce ne sono 5 che arrivano all'80% degli obiettivi non raggiungendo la quota richiesta, e poi ce ne sono 2 che raggiungono un risultato minimo, quindi fanno il 40, il 50% dell'obiettivo. Il leader non ha la responsabilità di seguire le 3 persone che sono sopra la media, che
che raggiungono gli obiettivi, che quelli là raggiungeranno gli obiettivi anche senza la presenza del leader. Quindi lì il leader fa poco, quello che può fare è soltanto demotivare le persone che eccellono. Le deve certamente gestire, guidare, coordinare, ma quel gruppo, quel gruppetto di persone eccellono da soli anche senza la presenza del leader. Quello che è chiamato a fare il leader è comprendere se le due persone che fanno il di coda possono migliorare e andare verso le persone che raggiungono gli obiettivi, oppure sostituire queste due persone con qualcun altro. L'altra parte del lavoro che deve fare è andare a prendere il gruppo dei 5 che abbiamo detto, di 5-6 non ricordo, che abbiamo detto che raggiungono un risultato medio, quindi fanno l'80% degli obiettivi, e accompagnarlo, guidarlo al raggiungimento degli obiettivi. Se tu fotografi la situazione attuale, ti trovi con su 10 venditori, 3 che eccellono, 5 in media e 2, diciamo, bassa, scarsi, con una bassa performance, tra 3 mesi, 6 mesi, un anno, potrai rivedere questa fotografia, rianalizzare questi numeri e comprendere se il leader ha avuto un impatto, ha portato ai miglioramenti delle performance nel gruppo. Se questo non è accaduto, il tuo leader o tu non stai impattando, non stai determinando nulla sul gruppo. Quindi non stai riuscendo ad aiutare le persone, non stai riuscendo a guidare le persone a raggiungere gli obiettivi. O il tuo manager. Se invece questo gruppo migliora le performance, significa che il leader è riuscito a guidare il gruppo a raggiungere gli obiettivi. Poi, come lo ha fatto? Comandando con direttività, arruolando le persone, in questa fase ci interessa poco, perché nella valutazione della leadership non bisogna valutare lo stile di comando, ma bisogna valutare il risultato. Quindi se un manager, se un leader ha portato il gruppo a raggiungere gli obiettivi, è un buon leader. Se non c'è riuscito, è un cattivo leader. Questo è quanto. Ora, la domanda potrebbe essere: come faccio a migliorare le mie competenze di leadership o le competenze di leadership del mio leader? Di questo parliamo nel prossimo video. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao Antonio Panico.